il giorno dell'Immacolata quest'anno, molti fedeli si sono recati coperti da un velo di speranza e tristezza nella cattedrale di Bitonto per rivolgerle le più sentite preghiere. E la Madonna, ecco la figura di Maria, che ci viene a ridimensionare, a farci capire chi siamo noi. Lei, che pure è stata così oggetto dell'amore di Dio, riempita di questa grazia di Dio, perché doveva diventare la mamma del Salvatore, di Gesù. Lei dice, io sono la piccola creatura, la serva del Signore. E allora vedete come Maria ci dà un esempio, ci fa capire cosa significa, ma che è stata riempita di questa grazia e di all'Immacolata, perché ha lasciato che la sua vita fosse riempita dall'amore di Dio, dalla grazia di Dio. Sono le parole di Don Ciccio Acquafredda che durante l'omelia della messa celebrata in onore della Vergine Immacolata ha voluto lanciare un monito e un messaggio di speranza ai cittadini. Solo credendo nell'amore di Dio, come ha fatto la Madonna, la patrona di Bitonto, facendo la sua volontà per il bene dell'umanità, sarà possibile resistere e affrontare le difficoltà della vita, come quelle attualmente connesse alla pandemia del coronavirus. Così, è bene cogliere questo esempio, prendersi per mano, accettandosi per quel che si è, pregi e difetti compresi, per affrontare questo cammino di vita in umiltà e con mitezza. E allora diciamo alla Madonna, grazie, Vergine Santa, aiutaci ad essere testimoni veramente dell'amore, a non scoraggiarci di fronte alle difficoltà, anzi ad essere propositive, ad essere come ha fatto Maria per Elisabetta, a portare a tutti, ecco, il messaggio della carità, dell'amore, come ha fatto lei, andando ad Elisabetta, trovare cugina Elisabetta. E allora accogliamo questo invito di Maria e viviamo nella gioia del Signore.